Buongiorno a tutti ragazzi, qua Albi che parla come sempre. Oggi video leggermente diverso, trattiamo sempre di Pokémon, ma andiamo a parlare un attimino di quello che potrà diventare il competitivo di Pokémon, se effettivamente magari potrà anche diventare un vero e proprio eSports. Ragazzi, vi rubo 10 secondi di questo video e della vostra giornata per ricordarvi di iscrivervi al canale, perché è una cosa gratuita che mi aiuta tantissimo e soprattutto potete tranquillamente ripensarci. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale e perché no, se volete, attivate anche la campanellina. E niente, dopo che l'avete fatto, io adesso vi lascio tornare al video. Però per farlo dobbiamo spostarci sul computer. Siamo sul sito ufficiale Pokémon, sezione Play Pokémon. Vediamo un attimino tutti i nuovi aggiornamenti di premi che riceveranno i vari giocatori. E vediamo anche effettivamente se potrà diventare un vero e proprio eSport da qua in avanti. Parleremo solo ed esclusivamente della divisione Master, ovvero quella dai 18 anni in su. Però anche le divisioni minori sono state tutte ritoccate con i vari premi. Partiamo direttamente dai mondiali, che è la cosa un po' più succulenta che hanno cambiato, e andiamo anche a dire un paio di paroline su qualche altra tematica. Allora, a proposito di mondiali, scendiamo un attimino qua, vediamo per i mondiali quanti CP serviranno per qualificarsi. Per la divisione Master sono 600 per Canada e USA, 500 per l'Europa, 350 America Latina, 300 Oceania, Medio Oriente e Sudafrica invece 250. Non ci sarà più il pass diretto al Day 2, quindi di conseguenza non sarà necessario arrivare in top 16 americana o europea come era quest'anno. L'anno scorso addirittura top 8 americana per ricevere il paid e il Day 2, però non importa. Andiamo alla cosa succulenta che un po' tutti volete sapere e anche una mia opinione se mai diventerà effettivamente un eSports a tutti gli effetti Pokémon, dove effettivamente la gente potrà lavorare solo di questo qua, come succede già in tante altre cose, in Valorant, in CS, in COD. Quindi vediamo, io lo spero, non perché ne avrei le possibilità, ma secondo me è un gioco che deve essere valorizzato, Pokémon, perché è ancora visto secondo me troppo come gioco per bambini. E spero che per l'appunto sia un attimino valorizzato nel tempo. Scendendo, come vedete, abbiamo i premi per il VGC, non come qua sopra quelli del gioco delle carte, del GCC, del gioco carte collezionabili, ma bensì del, per l'appunto, videogioco. In questo caso andremo a parlare di Scarlatto e Violetto per i mondiali 2024. Allora, top 16 abbiamo $5,000, top 8 ne abbiamo 1,000, top 4, ovvero quella che ha raggiunto Fedecampo quest'anno, che se non sbaglio erano sui $7,500, invece il prossimo anno saranno raddoppiati, praticamente tutto è stato raddoppiato, dove sono $15,000, $20,000 invece per la top 2, ovvero per il secondo posto. Invece chi vince il primo posto, il campionato mondiale, riceverà $30,000, che comunque non sono affatto male. Secondo me però la cosa più importante e più interessante soprattutto non è il mondiale, il prize pool risistemato del mondiale, ma sono gli internazionali e i regionali, che andiamo a vedere immediatamente. Internazionali che vanno così ritoccati: top 32 sono $2,000, e questa cosa secondo me è molto interessante, perché soprattutto anche un giocatore bravino che magari ha la giornata che gli va bene, che si vuole fare un internazionale, dato che ci sarà l'internazionale di Londra ad aprile, dal 5 al 7 aprile, uno va, dice, ma sì, vado per il meme. E comunque è uno che se la cavicchia abbastanza, che quindi una top 32 magari la riesce a portare a casa, di Riffa, di Raffa, che gli gira bene, axato tutto il weekend, da Dio. Comunque sono $2,000, che contando che per un viaggio a Londra, dove in media magari un biglietto aereo te lo cavi a 40 euro, 60 se proprio ti va male e lo prendi all'ultimo, e comunque anche qualche alberghino lo trovi a poco, cioè alla fine è anche una soddisfazione importante magari andare via spendendo non troppi soldi e riuscire a intascarsi qualcosina. Ma il discorso cambia sicuramente per i top player, quelli che si troveranno bene col meta, che girerà
in quel periodo. Sicuramente andare a fare un internazionale come può essere quello di Londra, anche abbastanza vicino a casa nostra, per non dire attaccato, e magari raggiungere una top 8, che una top 8 con $5,000 e 36 bustine d'espansione non sono affatto male. E la cosa che cambia tantissimo anche è per la top 4, che sono $7,000, $10,000 per il secondo posto, e invece per il primo posto sono $15,000. Quindi se pensi di poterti giocare a un internazionale e andarlo a vincere, cioè sono $15,000 che comunque non si buttano. Passiamo invece adesso ai regionali. Andiamo ad elencare un attimino velocemente i ritocchi ai premi che ci sono stati. La top 16 sono $750, top 8 1000, top 4 2000, secondo posto 4000 e primo posto 6000, che non sono affatto male, contando che la top 16, se non sbaglio, quest'anno prendeva $250. Prenderne il triplo per un regionale, secondo me, non è affatto male, anzi incentiverà molte persone a andare a giocare. L'unico problema, e tra l'altro è anche abbastanza grande, e direi di metterci a parlarne anche a schermo intero, è che ci sono molti problemi ultimamente ad iscriversi ai tornei, perché ci sono veramente pochi slot disponibili per le iscrizioni. RK9, che è il sito dove appunto ci si può iscrivere a questi tornei, ultimamente finisce i posti immediatamente, ci sono problemi con le iscrizioni, è un casino, quindi ci sono problemi da quel lato che spero che si andranno a risolvere. Porterà sicuramente le persone a giocare i tornei molto più con voglia e con costanza, secondo me, perché comunque premi ritoccati così sono anche un incentivo abbastanza grande per appunto andare a giocare. Non è ancora probabilmente un vero e proprio esports. Tra l'altro, ritorniamo un attimo sul sito di Play Pokémon, perché vi faccio anche vedere un attimino gli regional europei che sono stati per il momento annunciati. C'è Lille in Francia il 21 e 22 ottobre, abbiamo la Polonia, abbiamo la Germania, abbiamo Liverpool e abbiamo Dortmund in Germania di nuovo. Comunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, io smetto di muovermi con la sedia perché sennò vi faccio venire il mal di mare, e noi ci becchiamo con un prossimo video.